Sì, grazie. Riprendo da quest'ultimo tema che è stato toccato in modo opportuno anche dal collega Pantaleo, rivolgendomi direttamente a lei, Presidente del Consiglio, e ai colleghi consiglieri e capigruppo. Il tema stadio ormai è diventato, le informazioni che riceviamo sono via stampa, purtroppo. È una situazione grottesca, ma dalla quale dobbiamo uscire. Abbiamo attivato uno strumento e dobbiamo impegnarci a uscire. Guardate che l'ultima uscita dai club che abbiamo letto sui giornali, abbiamo bisogno di altri 90 giorni, arriviamo ad agosto. Agosto voi sapete che è il mese ideale per certe operazioni, per certe determine dirigenziali, per certe modifiche e lavori lontano dagli occhi, da orecchie indiscrete, eccetera. Io credo che siamo arrivati a un punto in cui credo che questo Consiglio, che noi colleghi consiglieri, che abbiamo avuto anche la forza, tenendo conto dell'importanza e della delicatezza della questione di questo progetto, di prendere delle posizioni importanti anche in temi su versanti differenti, ma comunque non ci siamo mai sottratti dalla discussione e dall'esprimere il nostro pensiero. Ecco, credo che dobbiamo uscire da una situazione che rischia di vederci passare da vittime in complici. Allora, è stato presentato 2 mesi fa, circa 2 mesi fa, una richiesta di convocazione del Consiglio straordinario sul tema stadio, tema sul quale sono già stati presentati degli ordini del giorno, il primo dei quali era firmatario il collega Rosario Pantaleo. Mi rendo perfettamente conto che un articolo di un regolamento di funzionamento del Consiglio non determina automaticamente le convocazioni del Consiglio. Mi rendo conto che la melina, però, la indeterminatezza, la non decisione su questo tema, faccio il passo indietro come dicevo prima, rischia di trasformarci da vittime in complici. La città deve pronunciarsi attraverso i rappresentanti cittadini e siamo noi consiglieri. Io le chiedo, per quello che è di sua competenza, so che non riguarda solo la competenza del suo ruolo che sta gestendo, che entro lunedì 15 maggio, cioè tempo quindi una settimana, vengano espletati tutti i passaggi di consultazione dei capigruppo, di verifiche, di discussioni opportune per decidere una cosa molto semplice ma molto importante. La data in cui verrà convocato un consiglio, mi auguro non sdraiata su quelli che sono i desiderata dei club, non in agosto, ecco. Un consiglio all'interno di questa aula consiliare per decidere, per poter esprimersi, per poter votare su quei temi che riguardano, come è stato toccato prima dal collega Pantaleo, che riguardano un'area vincolata molto importante, in procinto di essere dismessa, perché sono già in corso i lavori di trasferimento di quell'impianto del Trotto che nel 2015 assessori di questa amministrazione erano andati in carrozza, addirittura con i cavalli, a inaugurare come la nuova via del rilancio dell'Ippica a Milano. Ecco, 7 anni dopo sono in fase di dismissione quella grande rilancio dell'Ippica e di tutela ambientale di Milano e quella sta diventando la più grande area verde privata dismessa di Milano. Non possiamo continuare a fare finta di niente, perché diventiamo da vittime a complici. Quindi chiedo che entro lunedì 15 maggio venga comunicato a quest'Aula, lo faccio con rispetto istituzionale, ma lo faccio, vorrei essere chiaro, in modo deciso, determinato, a decidere poi cosa fare, se questo non avverrà, venga definita una data di convocazione del Consiglio su questo tema. Grazie. Grazie, consigliere Fedrighini.